Saluto a tutti i videoascoltatori di Italia Medievale. Oggi abbiamo l'enorme piacere di avere con noi un personaggio poliedrico, a dir poco. E si tratta di Claudia Caffagni, che è una musicista, una musicologa, una docente di musica medievale, conosciuta per aver fondato l'ensemble La Reverdie, del quale fa parte ancora adesso. E io, come mia abitudine, non rubo altro tempo perché ho voglia di sentire cosa ci racconta di questo master e questo corso che tiene a Milano alla Civica Scuola Abbado a Villa Simonetta. Quindi a te la parola, Claudia, e raccontaci tutto. Grazie mille, è un piacere essere con voi e grazie anche per lo spazio che mi dedichi. Niente, volevo raccontare un po' in che cosa consiste questo programma di studi che ha una storia abbastanza lunga come pregresso, che non sto qua a raccontare nei dettagli, ma questa lunga storia di esperienze musicali all'interno della Scuola Civica Claudia Abbado di Milano sul repertorio medievale è sfociato 3 anni fa nella presentazione al Ministero e con conseguente riconoscimento da parte del Ministero di un programma di master, quindi di laurea di secondo livello, che specificatamente è un corso di musica d'insieme ad indirizzo medievale. È il primo in Italia e quindi fa un po' da apripista. Non so se altri conservatori avranno in futuro la voglia e l'energia di, come dire, di proseguire su questo modello. È un corso aperto a chiunque abbia una laurea di primo livello musicale, ma potrebbe essere anche una laurea universitaria, con comunque delle competenze o vocali o strumentali anche non obbligatoriamente acquisite all'interno di un'accademia. La cosa importante è appunto avere comunque una laurea di primo livello, che può essere anche una laurea straniera, quella che fuori dai confini italiani si chiama bachelor. All'interno di questo programma, diciamo che l'obiettivo è quello di dare agli studenti delle competenze teoriche e pratiche che permettano loro di affrontare il repertorio medievale con consapevolezza e con un certo rigore metodologico. Quindi l'obiettivo non è tanto quello di fornire dei modelli di riferimento, questa è una cosa a cui io tengo moltissimo, quanto di acquisire un metodo. Io sono contraria, bene o male, alle scuole che creano dei cloni di chi le propone, ma ho sempre lavorato su una didattica che propone un metodo di lavoro. Questo passa attraverso dei corsi di notazione, quindi che portano alla conoscenza la possibilità di leggere la musica e il repertorio medievale dal 200 fino alla metà inoltrata del 400 sulle fonti manoscritte originali, quindi con classi di teoria ma che poi hanno una fortissima componente pratica, per cui si legge e si canta direttamente dalle fonti. E la situazione della notazione tra il 200 e il 400 è molto complessa in Europa, perché ci sono famiglie di notazioni diverse con specificità anche all'interno delle famiglie, quindi è un lavoro molto, molto grande, molto articolato, ma che normalmente porta gli studenti ad avere una buona capacità di orientarsi all'interno delle fonti anche in un loro futuro proseguo dell'attività. Abbiamo un corso di filologia che io ho inserito, e tra l'altro, tra parentesi, attualmente da alcuni anni sono anche la coordinatrice di tutto l'Istituto di Musica Antica della Scuola Civica. E quando abbiamo strutturato i piani di studio dei bienni, io ci ho molto tenuto a inserire dei corsi di filologia musicale tenuti dal professor Torelli, perché ritengo che sia un passaggio obbligato per gli studenti che si occupano in generale di repertorio pre-romantico. Poi abbiamo corsi di trattati e metodi, quindi un approfondimento sulla trattatistica,
e molta musica pratica. Il corso di musica da camera, cioè d'insieme, diciamo, viene tra l'altro aperto anche ad altri studenti proprio per poter avere dei gruppi consistenti, dei gruppi molto ricchi. Quest'anno avevo un gruppo di 16 persone che hanno fatto questo seminario, nel senso che è il corso di musica d'insieme, obbligatorio per gli iscritti al biennio, ma che può essere anche aperto a studenti esterni, chiaramente attraverso esterni a scuola o interni alla scuola attraverso un esame, una prova di ammissione per garantire un certo livello. E poi l'altro aspetto interessante è che per ogni studente si dedicano 30 ore annuali, che sarebbero ore individuali, che possono essere declinate nella maniera più libera possibile, cioè è lo studente che sceglie come sfruttare queste 30 ore o per una ricerca personale o per approfondire lo studio specifico. Io insegno il liuto medievale, quindi se uno vuole fare un percorso specifico sullo strumento, ma può essere anche una ricerca teorica, può essere l'approfondimento su un repertorio. E questo ha sempre generato in questi anni con i miei allievi dei progetti di ricerca molto molto interessanti che a talvolta poi si incrociano anche tra studenti e quindi anche con la compresenza di altri studenti. Per esempio quest'anno i miei due studenti che hanno lavorato, uno sulle laude italiane e l'altro sulle stampitte italiane del codice di Londra 29987, in realtà poi a un certo punto hanno messo insieme le loro ore, hanno messo insieme le loro attività per poi arrivare, perché questo è anche l'obiettivo finale, a un esame di passaggio, quelli che tecnicamente si chiamano esami di passaggio dell'anno, che hanno condiviso insieme attraverso questo percorso che a un certo punto dell'anno si è interpolato. Ovviamente 2 anni sono pochi per chi non ha mai fatto nulla di musica medievale, c'è quindi la possibilità di prolungare almeno per un anno, per cui far diventare questo programma di 3 anni, e già in 3 anni devo dire che lavorando sodo si riesce ad arrivare a degli ottimi risultati. Per ora gli studenti che si sono diplomati hanno tutti raggiunto dei livelli altissimi e sono molto orgogliosa di questi risultati. La scuola poi offre molte altre possibilità, per cui anche possibilità performative, per cui spesso i progetti degli studenti, quando sono validi, vengono anche esportati sotto forma di concerti, talvolta anche diciamo che danno loro la possibilità di avere una piccola borsa di studio, cioè un piccolo income, come si dice in inglese, e perché la scuola da anni si sta molto spendendo per portare gli studenti nel contesto professionale. E quest'anno, per esempio, una tesi di laurea del nostro biennio è stato uno dei concerti della Società del Quartetto, perché la Società del Quartetto di Milano da alcuni anni ci commissiona una stagione di 6 concerti che si fanno alla Chiesa di San Bernardino alle Ossa a maggio, tra maggio e giugno, e nella programmazione, per esempio, c'era una tesi di laurea, cioè esame di laurea di una mia studentessa. E tra l'altro, essendo una scuola molto ricca di progetti, chi viene a studiare il biennio di musica medievale, ma come qualsiasi altro piano di studi della scuola, poi ha la possibilità di frequentare anche tante altre attività che possono essere didattiche, collaterali, che possono essere seguite liberamente, seminari, masterclass, anche, non so, faccio l'esempio, un violinista che volesse fare un percorso sulla biella, che già magari un po' suona lo strumento e che vuole fare questo percorso di biennio, poi se c'è un progetto di orchestra piuttosto che una masterclass su Monteverdi e vuole partecipare come violinista, ovviamente lo può fare. Questo l'ho fatto regolarmente, per esempio, un altro mio studente che suona la viola barocca. E quindi diciamo che attraverso questo specifico percorso, poi c'è la possibilità di partecipare anche a tutte le attività della scuola che sono sempre molto molto ricche dal punto di vista dell'offerta formativa. Allora io direi comincerei a chiederti
come ci si fa ad iscrivere, quando si aprono le iscrizioni. Allora, l'iscrizione, questo vale per tutti i corsi della scuola, le iscrizioni sono aperte fino al 6 settembre, quindi si va semplicemente sul sito della scuola, si va sotto c'è una finestra, c'è un link a nuovi studenti e ci sono tutte le procedure per l'iscrizione. L'iscrizione quest'anno ancora, a causa situazione così emergenziale, o pseudo-emergenziale, vengono fatti attraverso video, per cui uno manda un video attraverso depositandolo in un link che viene dato, fornito dalla segreteria all'atto dell'iscrizione, della domanda di iscrizione. Questo video viene poi valutato e si fa anche un colloquio via Zoom o via, insomma, attraverso i canali che possono essere utilizzabili da questo punto di vista, per avere un colloquio e capire anche gli obiettivi che lo studente si pone, quali sono anche lo scopo per cui, cioè per l'interesse da cui è partita questa richiesta di iscrizione. E i corsi poi, e questo viene fatto durante il mese di settembre, i corsi inizieranno a partire dal 25 ottobre e quindi poi con scansione regolare. Quest'anno devo dire che la scuola si è molto spesa per permettere il più possibile le attività in presenza e quindi andando proprio nelle pieghe di tutti i regolamenti, chiaramente stando dentro a tutte le normative, però cercando di dare il più possibile agli studenti l'opportunità di studiare a scuola, di fare lezioni in presenza, lasciando solo alcuni corsi prettamente teorici online. Speriamo che l'anno prossimo le cose migliorino e quindi si possa sempre più ritornare in presenza a scuola, perché è veramente la cosa importante di quando si studia musica. Certo, io vedo sul sito che i tuoi corsi sono musica d'insieme medievale, paleografia musicale, semiografia dei codici medievali, musica vocale strumentale su fonti originali medievali e musica d'insieme vocale. Quindi un ampio spettro di opportunità di scelta. Sono tutti i corsi, in realtà sono tutti i corsi che fanno parte del piano di studi. All'interno del sito, quando si va sotto Antica, Corsi, Antica, c'è una pagina diretta al Biennio di Musica Medievale e si può anche scaricare il piano di studi, in modo che uno si può rendere conto di quali sono gli esami, i corsi che si devono fare, quali sono i corsi a idoneità, perché alcuni hanno solo l'idoneità, cioè non è necessario alla fine fare un esame, gli altri invece che hanno la necessità di un esame e quindi è possibile anche valutare qual è l'impegno che dal punto di vista del piano di studi che viene richiesto agli studenti. Senti, un'altra domanda. Sei stata una dei fondatori dell'ensemble La Re Verdì nel lontano 1986, se non mi 86, sì. ricordo male. Che ne pensi della musica medievale in questo paese? Ma allora, è una bella domanda. Io quello che percepisco è che quando il pubblico ha il coraggio di venire a un concerto di musica medievale, rimane normalmente, parlo per la mia esperienza personale, rimane affascinato. Cioè, la musica medievale, questo vale anche per gli studenti. Mi piacerebbe un giorno fare un incontro di questo genere con chi ha studiato con me musica medievale per sentire il loro punto di vista. E io dico sempre agli studenti che magari per caso entrano nella mia classe: attenzione, perché la musica medievale è una nassa. Cioè una rete dove entri e poi non riesci più a uscirne, ma chiaramente è un'immagine, in questo caso positiva, perché è un mondo musicale estremamente ricco, estremamente variegato. Il Medioevo è lunghissimo e quindi i repertori sono molto molto diversificati e quindi e questo però ha un linguaggio, siccome si basa sul linguaggio modale, sostanzialmente, è un linguaggio che arriva direttamente al cuore.
non so come dire, non ha filtri. E quindi chi ha appunto il coraggio di, perché magari non lo conosce, perché molti non arrivano a questa musica perché non, semplicemente per ignoranza, perché non la conoscono, ma spesso chi entra in questo mondo, viene a contatto, ne rimane così, così attratto, così affascinato, che poi continua a seguire e cercare di fruire questa musica. Questo vale per chi ascolta, ma poi anche per chi la fa. Ah beh, certo, Sì. ma non trovi che nel paese dove è nato il pentagramma, Guido d'Arezzo ovviamente, no? Esatto. La musica medievale sia estremamente trascurata. Ma è trascurata perché appunto non trascina le masse e quindi, ma non trascina le masse perché le masse non lo conoscono. E È vero e quindi non gli è vero. organizzatori. È vero e non è vero, perché quando c'è l'offerta il pubblico risponde bene. Esatto, in questo Quindi. senso, cioè l'organizzatore ha paura di che non faccia cassetta, come per dire così, dicendola un po' semplice, e quindi non ha il coraggio di ospitarla. Ma a noi è capitato di andare anche in grandi stagioni concertistiche, perché è vero che negli anni anche stagioni di concertistiche classiche, quelle, il classico quartetto, il classico Amici della musica, che normalmente quando vanno molto indietro arrivano a Bach, che hanno avuto il coraggio di fare questa cosa, poi è stato ripagato, nel senso che la sala si riempie comunque. Cioè, non è che non si riempia la sala, quindi dovrebbe esserci più sensibilità, ma io penso che per certi versi ci sia anche un po' di ignoranza da parte di chi organizza i concerti, che non conoscono, semplicemente non conoscono. Perché già c'è stata questa grande fatica a includere la early music, cioè la musica antica, così genericamente, che però poi si ferma al 600, perché già fare, cioè, trovare concerti di musica del 500 è già molto più, quasi più difficile che trovare concerti di musica medievale, devo dire. Però insomma, anche le stagioni classiche fanno i conti con la musica barocca e quindi quei due o tre concerti di musica almeno del 700 con strumenti originali, insomma, secondo determinati approcci, ormai fanno parte del cartellone classico di una. E ci vuole questo coraggio in più e questa conoscenza in più per arrivare a pensare che anche il repertorio precedente non è assolutamente meno semplice e meno, cioè più semplice, perché tante volte si pensa alla musica medievale, vabbè, sono quelle quattro note un po' fatte così, da festa di paese, lasciamole alle feste di paese. Invece in realtà no, io racconto solo questo episodio. Tanti anni fa, a uno dei miei seminari, che appunto è stato il pregresso che ha portato a questo biennio, perché sono tanti anni che collaboro, dal 2003 che collaboro con la scuola civica. Mi ricordo tanti anni fa, sarà almeno 12-13 anni fa, un allievo di Mara Galassi, arpista, su invito di Mara, venne al mio seminario e arrivò così un po', sì, vabbè, io sono arpista, cioè uso 10 dita, faccio cose complicatissime, insomma, facciamolo. Alla fine dell'anno mi disse: non avrei mai creduto che fosse così difficile questo repertorio. E quindi ha la sua complessità, ha la sua difficoltà nel farlo, quindi bisogna avere grandi competenze per arrivare a un altro profilo, ma è una complessità che poi chi ascolta lo sente come complessità, ma è una complessità semplice, è un po' un ossimoro, ma è così. E quindi è una complessità che però ha una capacità di arrivare subito veramente al cuore delle persone, perché è basato su principi compositivi più semplici, questo sì, più umani, più naturali, ecco, forse questo è il termine giusto. Quindi gli organizzatori di concerti dovrebbero avere un po' di umiltà per cercare di conoscere qualcosa di diverso da quello che già conoscono e avere il coraggio di proporre nelle loro stagioni anche un repertorio che, quando ascoltato, fa il successo che merita e che non è assolutamente diverso dal successo che possa fare un altro repertorio.
Sicuramente è così, non solo, ma la musica è un'altra di quegli aspetti della quotidianità e della vita che ci mostra un medioevo molto, molto diverso dai luoghi comuni a cui siamo abituati. Assolutamente. Diciamo che quanto più studio questo repertorio, perché non si finisce mai di studiare, il repertorio e tutto quello che sta attorno al repertorio, perché non basta studiare solo le fonti e saper suonare o cantare, ma bisogna avere sempre di più una visione ampia, quindi non trascurare le altre forme artistiche, perché all'epoca era un tutt'uno, non c'era dissociazione tra chi faceva musica, chi componeva, chi suonava o cantava, chi teorizzava e chi costruiva una cattedrale o dipingeva o decorava la stessa muro della stessa cattedrale. Cioè c'era una, come dire, una osmosi, una interazione assoluta tra le arti, per cui non basta fermarsi all'aspetto prettamente musicale. Detto questo, più studio, più mi rendo conto che è stato un periodo di una luce e di una ricchezza che oggi ce la scordiamo. Altro che secoli bui, purtroppo è stata la storiografia ottocentesca, di origine tedesca, peraltro, che ha dato questa etichetta e tuttora è un'etichetta che si sente ancora, nonostante gli sforzi di Umberto Eco per smitizzare questo, lui come altri storici ovviamente, però per smitizzare questa etichetta, si sente ancora dire questa cosa. Ma Ed ci sono. è uno dei motivi per cui anche magari l'organizzatore X ha musica medievale, musica dei secoli bui, non occupiamocene. Noi nei nostri 35 anni, spero, e speriamo anche di averne ancora di anni davanti, spero che siamo riusciti a dare un piccolo contributo per dimostrare che non sono assolutamente secoli bui e la musica lo dimostra. Sì, no, ma ti assicuro che lo avete fatto in maniera egregia, quindi siete uno tra gli ensemble di musica medievale, tra i più importanti, i più seri e i più belli da vedere poi e da sentire, perché suonate proprio bene, siete davvero un gruppo, unico ed eccezionale. Io quindi sono molto contento di averti invitato per Grazie. parlarci di questi corsi. E ricordo a tutti i nostri videoascoltatori di continuare a seguirci sul sito d'Italia Medievale, che è www.italiamedievale.org. In questa video presentazione troverete anche tutti i link della scuola di musica dove Claudia è docente e non solo, perché lei non riesce a fare una cosa alla volta. È fatta così e per fortuna. Quindi grazie Grazie. ancora Claudia Grazie mille. e spero davvero tanto di riuscire a fare qualcosa con voi quanto prima in questa città, perché il desiderio è tantissimo da tanti anni, quindi prima o poi ci riusciremo. Va bene, ci teniamo in contatto. Ok, grazie. Grazie mille di questa opportunità e un saluto a tutti quelli che ci hanno seguito.